Power Stadium. Allora, vediamo sta tier list. Come on, boys. Allora, partendo dalla Fiorentina. Abbiamo già visto, la Fiorentina non è una squadra cattiva, è una squadra che fa il suo, ma quest'anno secondo me può fare più del dovuto. Cioè, non limitarsi alla zona salvezza, ma secondo me un posto in Europa potrebbe prenderlo tranquillamente. Quindi, a parer mio, io mi gioco la Fiorentina in Europa. Il Torino, ok, la vittoria di Monza, ma secondo me metterlo in Europa mi sembra un po' troppo, quindi il Torino lo metterei in zona salvezza. Lo Spezia, dopo il miracolo dell'anno scorso, il miracolo Spezia che non retrocede, quest'anno non lo so se riesce a bissare, a trissare le salvezze e rimanere in Serie A, però voglio dargli una possibilità. Il Monza, io direi una cosa, la salvezza, il Monza se la prende tutta. Atalanta, vuoi che anche quest'anno non vada in Europa? Bologna, come ho detto prima, lo ripeto anche adesso. Secondo me il Bologna è quella squadra che adesso non farà punti. Andrà dalla parte bassa della classifica a cercare di risollevarsi in qualche modo, ma finirà. E farà qualche mese, magari dopo il ritorno delle nazioni, della sosta nazionale, poco prima della sosta mondiale, si metterà e farà punti. Arriverà a 40 punti e si fermerà. Quindi Bologna, per me, si salva. L'Empoli. Il discorso Empoli, qua... io l'Empoli quest'anno lo vedo come una squadra che retrocederà. L'Inter. Il vero... No, scherzi a parte. L'Inter, è inutile dirlo. È inutile girarci attorno. L'Inter è in corsa a scudetto e lo sarà fino alla fine. Il Verona. L'Elas Verona. Il Verona me lo sento di metterlo in salvezza. Juventus, è inutile a dire. Corsa scudetto. È brutto da dire, è brutto avere un altro competitore anche quest'anno nella lotta a scudetto, ma secondo me la Juve non farà schifo come l'anno scorso. La Lazio va in Europa. Lecce, secondo me non ce la fa. Il Lecce, secondo me, per adesso mi sento di dire che il Lecce retrocede. Il Milan, dai, non possiamo non mettere in corsa scudetto. Ci avevo comunque avuto dei rincari, ha fatto acquisti, ha fatto campagna acquisti, ha sfoltito la rosa. Ci sono sempre Massara e Maldini. La Roma entra ufficialmente nella corsa scudetto. Il Napoli, dopo il 5-2 a Verona, secondo me, come ogni anno, per adesso la mettiamo a corsa scudetto. La Sampdoria si è salvata l'anno scorso, ma secondo me quest'anno la Sampdoria va in B. E il Genoa torna in A. Idea mia. Spero che nessun doriano si stia offendendo, ma la vedo così. Mentre l'Udinese, in un modo o nell'altro, si salverà. La Cremonese. Adesso io devo scegliere tra queste due quale delle due si salverà. Perché a parer mio, o la Cremonese o la Salernitana rimarranno in A. E visto che l'anno scorso c'è stato il miracolo Salernitana, quest'anno voglio sognare un miracolo Cremonese. La Salernitana, quest'anno, secondo me, finirà così. E il Sassuolo si salverà.